quindi a Musicata del Parco, è la 22esima edizione. Chi non mi conosce, sono Maria Gabriella Castiglione, sono il direttore artistico di questa manifestazione ormai dal 1995. Eravamo giovani. È una manifestazione che è nata per puro caso, per l'amore che abbiamo per la musica, un amore viscerale. Le prime 15 edizioni sono state svolte al Parco di Villa Sabucchi, a Pescara. Poi ci siamo spostati qui all'Aurum, nel Parco d'Avalos, forato del Parco d'Avalos, perché lì era impossibile organizzare ancora, visto che hanno le pizzerie e i ristoranti hanno invaso la location dei concerti. Dico questo perché, innanzitutto per conoscerci, questa manifestazione poi continuerà il 28, cioè infatti mi stavano chiedendo, ma presenterò più tardi lo spettacolo danzante del 28, è un cartellone eterogeneo in cui io inserisco sempre sia spettacoli di musica classica, di musica più moderna, danza, teatro e recital. Siamo sopravvissuti noi, Renzo, che veramente c'è stato un debacle, penso anche nel campo della disarmonica, no? un taglio, più che debacle, una morte della cultura c'è stata da parte dei politici, non certo noi, che la teniamo in vita, perché spesso scambiano l'intrattenimento per la cultura, l'arte per la strada di moda, Miss Adriatico per un recital di violino, per dire. Basta che c'è gente, magari è più importante la sfilata perché c'è più gente e c'è meno gente al recital di violino, quindi vale di meno il recital di violino. E noi andiamo controcorrente, cioè insistiamo, perché siamo in tanti questa sera qui, possiamo essere sempre di più perché la qualità alla fine premia. Andiamo a casa, torniamo a casa sempre con un arricchimento culturale. Certo, il concerto di questa sera, come di altre sere, non abbiamo grandi possibilità di ascoltarlo né nella televisione, né nelle radio, né in tantissimi cartelloni. Renzo dice, io parlo così, anche un po' commossa, Renzo, perché nel 2001, quindi 16 anni fa, sembrava l'altro ieri, quando avevamo 8 anni, lui è venuto come protagonista, tu sei sempre protagonista, al Festival Musical nel Parco, era la sesta, settima edizione, a suonare le sue composizioni, bellissime, insieme a un musicista di cui siamo legati. E io questa cosa, io ho ancora la foto dentro il borsellino di questo musicista. E la scomparsa di Giovanni Finizzi, che è un chitarrista di Atri, che è morto prematuramente, sì, a 48 anni. Noi forse non ci siamo resi conto subito, eravamo legati a lui, tu in un modo, io in un altro, ed è fatto questo concerto memorabile qui al Parco di Villa Sabucchi, e sicuramente devo trovare qualche foto perché all'epoca non c'era la diavoleria di YouTube, di Facebook, dei social network. E da allora l'amicizia con Renzo, anche se non ci vediamo spesso, non ci però io so della tua professionalità, quando ti penso come un grande. Grazie. Spesso penso ai nostri, a qualche collega non più grande, alcuni si sono un po' svenduti, alcuni hanno cambiato mestiere, perché magari devono pagare il mutuo, hanno tanti pagamenti, non hanno avuto la fortuna, la perseveranza di insistere, questo è un dato di fatto. Ci sono molti musicisti che per vivere fanno un altro mestiere e poi fanno il musicista. E questo non è giusto, perché noi, un medico si laurea con 5 anni, noi con 10 anni, più ogni giorno dobbiamo studiare. Praticamente noi per suonare, per preparare un concerto, abbiamo la giornata piena.
Renzo Ruggeri è un grande maestro, lui ama la musica, suona dappertutto, ha suonato anche con la Ruggero, la cantante di Mattia Bazzal, ma non è che tu accompagni la Ruggero, secondo me è la Ruggero che accompagna te, perché tu sei veramente bravo. Ricordo una composizione tua, il piccolo valzer francese, che l'ho consumato, l'ho ascoltato forse un miliardo di volte quel brano tuo, bellissimo. Ama tanto i ragazzi, ha tantissimi allievi, forse i più bravi come te, organizza anche dei concorsi di musica, porta allievi in Italia, in America, in tutte le parti del mondo, i più grandi fisarmonicisti veramente, tutti conoscono Lorenzo Ruggeri, tutti quanti ti conoscono, io ovunque vado ti conoscono tutti per la tua bravura, con la B maiuscola. Parliamo dei ragazzi. Allora, i ragazzi, no, è giusto che si dicano queste cose perché tu sei sempre in disparte, però invece queste cose si devono dire. Renzo Ruggeri questa sera viene qui all'Aurum, anche nella veste di maestro. Infatti tre musicisti, tre solisti. C'è una sorpresa, sì. Suoneranno diversi stili della fisarmonica, giusto? Io intanto ti chiamo. Sei rimasto grazie Gabriella, grazie a tutti voi di essere qui, un'amica, non partecipare. È un'amica, quindi insomma. Va bene, allora, tante parole e io non voglio allungare troppo. Che cos'è il concerto di questa sera? Avete capito che mi occupo di fisarmonica e se siete qui sapete un po' di questo strumento così particolare. La prima grande scoperta della fisarmonica che vi dico è proprio questa. Tutti pensano che sia uno strumento antico. Invece pensate, la fisarmonica è lo strumento acustico più giovane in assoluto. Quindi ecco perché noi pensiamo sia uno strumento antico, perché è legato, non so, al dopoguerra, è legato al fatto che essendo qualcosa di trasportabile, quindi era suonato nel popolare, ma in realtà è uno strumento giovanissimo. E come tutte le cose giovani hanno un'evoluzione straordinaria, un muoversi. Dovete sapere che ci sono state tante evoluzioni all'interno dello strumento, in particolare circa 25-30 anni fa c'è stata una grandissima rivoluzione nei paesi dell'est che ha reso questo strumento ricco di letteratura importante. Invece nella zona francese e americana anche lo strumento ha acquistato invece un valore molto più moderno, quindi legato alla musica jazz, legato al tango e a tanti altri generi molto interessanti. Il famoso bandoneon che tutti conoscete, il tango, in effetti non è altro che una derivazione della fisarmonica, perché è apparentemente più corto, semplicemente perché c'è stato un compositore come Astor Piazzolla che ha creato musica straordinaria più conosciuta, ma sono praticamente lo strumento simile, hanno la stessa generazione. Bene, all'interno di tutto questo movimento esistono delle competizioni internazionali molto importanti e anche molto ben organizzate. Cioè, ti spiego questo perché è la ragione per cui noi siamo qui. Esistono delle competizioni dove ogni Stato nel mondo organizzano delle selezioni nazionali. Noi le abbiamo fatte a giugno, in occasione del concorso che citava Gabriella. Sono delle selezioni dove vengono selezionati i migliori candidati italiani per diversi generi musicali, dalla musica jazz, alla world music, alla musica classica. E ogni anno si svolgono queste competizioni in diversi stati. Quindi ogni stato ha delle selezioni nazionali, sceglie chi supera un certo livello, e poi manda in questa competizione. Ogni anno si svolge in zone diverse, in stati diversi, e quest'anno le competizioni sono sempre tre. Le più importanti competizioni di fisarmoniche sono Castelfidardo, e lì è fisso, non si muove mai. Castelfidardo, per chi conosce questo strumento, sa che è la patria della fisarmonica, dove vengono costruite praticamente la maggior parte delle fisarmoniche, è praticamente dove si fa la miglior fisarmonica. Il secondo concorso si chiama il Trofeo Mondiale e quest'anno si svolgerà in Francia.
E il terzo si chiama la Coppa Mondiale e quest'anno si svolgerà in Italia, l'ultimo. Lo scorso anno fu fatto in Russia, pensate. Quindi, bene, i ragazzi di questa sera suoneranno il programma che loro porteranno a queste competizioni. Loro hanno già vinto le selezioni nazionali e quindi sono già stati selezionati come migliori ragazzi italiani per quel loro genere, per quella loro età. Quindi io sono particolarmente orgoglioso dei miei allievi, lo faccio con grande passione e anche loro, devo dire, lo mettono con una grande passione per questa cosa. Il genere che ascolterete questa sera, io sono un musicista, diciamo, jazz, quindi io di musica moderna, quindi abbiamo, non ci sarà la musica classica. E abbiamo, in particolare abbiamo, ascolterete candidati di tre categorie. Categoria virtuoso. Cos'è la musica virtuosa? La musica virtuosa è praticamente tutto ciò che non è classico ma fatta con grandi variazioni, credetemi. E io Gabriele non sono più come loro, sono brani di una difficoltà straordinaria, quindi questi sono ragazzi che sotto gara suonano anche 8 ore al giorno, siccome adesso siamo veramente vicini, quindi per noi questo è veramente un test. Quindi sono veramente contento di vedere una sala così affollata per quello che noi consideriamo una prova. In realtà voi ascolterete delle musiche anche originali. Pensate, noi siamo un po' come la Formula 1, abbiamo dei segreti che non svegliamo fino all'ultimo giorno. I segreti intendo dei passaggi originali, non so, prendiamo delle musiche, le trasformiamo. A volte uno stesso allievo non conosce le variazioni nuove dell'altro allievo. Questo per farvi capire di quanta attenzione c'è all'interno di queste cose. E quindi il genere che ascolteremo sarà questo genere virtuoso e nello stesso tempo c'è la musica jazz. La musica jazz che ovviamente è fatta per un candidato, ci sarà un candidato appunto che suonerà fisarmonica e jazz e farà ascoltare sia la fisarmonica solista e sia la fisarmonica con una base musicale, perché lui in effetti in Francia e a Castelfidardo suonerà con un ottetto. Come potete immaginare non era possibile portare un ottetto questa sera. Bando alle parole, passiamo subito a parlare del primo candidato. Allora, due cose importantissime di questo ragazzo, perché è il suo la prima volta, questo è il suo vero primo anno, quindi facciamo un grande applauso a Manuel Marchigiani. Anche lo strumento nuovo, quindi insomma la sua prestazione sarà ancora più complessa. È alla sua prima grande competizione, quindi per lui ha affrontato il pubblico ma solo diciamo con le sale, quindi questo è il suo vero primo concerto, la sua prima volta, il suo mini concerto. Tra l'altro, insomma, volevo anche presentare, lui studia fisarmonica classica con un altro grandissimo musicista, un altro grande maestro che è qui presente, Claudio Mazzano, vieni a salutare. Noi siamo molto legati perché Claudio è un mio allievo. Quindi lui sarebbe il nipote praticamente. Troppo complicato, però noi collaboriamo insieme, quindi insomma poi condividiamo anche le nostre esperienze, chi per una cosa e chi per l'altra. E volevo anche ringraziare i genitori presenti, insomma fanno uno sforzo enorme perché affrontare questo, ovviamente oltre che per i genitori di Manuel, anche per i genitori degli altri ragazzi che fanno uno sforzo enorme nell'affrontare. Queste sono iniziative private, quindi sono situazioni dove bisogna sostenere i costi, molti di loro siamo stati negli anni passati, siamo stati in Russia, siamo stati in America, siamo stati in Francia, in Svizzera, in Lituania, e quindi ogni anno sono stati diversi, insomma che è una gran bella esperienza per questi ragazzi. Bene, allora io vi leggo un po' il curriculum, un rapido curriculum di Manuel, che nonostante sia giovanissimo però ha già fatto delle belle cose. Allora nasce a Pescara il 18 luglio del 2003, inizia lo studio della fisarmonica a 9 anni sotto la guida del maestro Claudio Azzaro. Poi
fa dei corsi di perfezionamento con me. Nonostante la giovane età, ha già vinto numerose competizioni nazionali ed internazionali. Ha vinto l'Italia World a Roseto degli Abruzzi, ha vinto l'All Music Festival Vittoria ad Aranno, ha vinto il premio Barrasso a Caramanico Terme e molti altri piazzamenti importanti. E lo scorso anno addirittura ha vinto la borsa di studio nella scuola civica musicale della sua città. Quindi insomma un giovane promettente che stanno la prima volta a quelli che si chiamano le competizioni mondiali. Ci suonerà quattro brani. Il primo brano è New York Tango, un bellissimo brano di Richard Galliano, questo stile che oggi viene definito il tango jazz, molto interessante. Poi suonerà un brano, Grande Gioco, che è una mia composizione che ho dedicato proprio a quel signore scomparso di cui parlava prima Gabriella, il nostro carissimo amico Giovanni, a cui ho dedicato questo brano molto allegro, perché lui era allegro e quindi ho voluto ricordarlo con qualcosa di forte. Il terzo brano che suonerà si chiama Lisa, è una composizione di un grandissimo jazzista americano chiamato Frank Marocco, ed è un brano che lui ha dedicato alla figlia, ed è un brano veramente molto delicato che lui sente che particolarmente. E l'ultimo brano è uno dei brani che si eseguono a fine delle competizioni internazionali, molto ricco di effetti, cioè è un brano popolarissimo ma ricco di variazioni, come potrete sentire, insomma potete immaginare, perché lì ci saranno ragazzi da tutto il mondo che si sfidano e quindi potete anche capire quanto virtuosismo si rende necessario. Quindi l'ultimo brano sarà Circhi di Pino con gli arrangiamenti di Pino di Modugno. Buona serata e buon ascolto. Thank you.
Maurizio, 14 anni. Praticamente sembra che sto donando io perché conosco ogni nome, quindi poi va bene. Passiamo al secondo ragazzo, che poi non è più un ragazzo, è giovane, ma è già, diciamo che già svolge un'attività, anche se suona la fisarmonica da poco tempo. Quindi questo intanto lo chiamo Marco Leonetti. Marco ha una storia importante nella fisarmonica diatonica, sapete l'organetto, quello piccolino, che è abruzzese, no? Che poi abruzzese non è in quanto esistono diversi modelli di organetto. Come dicevo, una storia importante, lui ha vinto praticamente quello che è il massimo possibile con questo strumento, e già insomma, ha delle produzioni personali sue, ha dei gruppi, che adesso quando vi leggerò il curriculum carretto. Però si è rimesso in gioco perché voleva ampliare le sue conoscenze con la fisarmonica, e quindi sta studiando da un po' con me. Si divide con la sua attività, lui è farmacista, quindi insomma fra poco dovrà portarmi le medicine, però insomma, sembra bene tenerlo buono, vero, capito? A certa età, certo. Si comincia. No, certa età, aspetta. No, fra 50 anni, certo. Quando sarà. Scherzi a parte, si divide, quindi insomma è una cosa abbastanza importante, quindi la sera torna a casa e studia, è vero, la ragazza che dice che studia. Comunque, siccome ha un grande talento, quindi era indeciso se venire o meno, alla fine abbiamo fatto una via di mezzo, un po' lui, un po' io, quindi insomma siamo riusciti a fargli preparare due brani, quindi non era la programma ufficiale, ma è un grande riposo della fisarmonica, che sta comunque insomma pian piano diventando sempre più, perfezionando sempre più il suo stile. Allora vi leggo un po' la sua storia. Inizia a soli 6 anni lo studio della fisarmonica diatonica, si chiama così ufficialmente l'organetto, e praticamente ha vinto tantissimi premi, primi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, fra cui i più importanti ricordiamo Etnie, Musicali di Teramo, il Lanciano Accordion Festival, l'Italia Award a Rosello degli Abruzzi, ma soprattutto la vittoria più importante fu quella alla CMA, cioè il trofeo mondiale di fisarmonica e diatonica, mi pare in Russia? In America, quell'anno eravamo in America. Lui tra l'altro ha vinto in fisarmonica diatonica elettronica e fisarmonica diatonica acustica, quindi quell'anno proprio sbanco tutto. Anche non studiare con me, infatti quest'anno non c'era. Scherzi a parte, però va bene, fu talmente bravo che lo chiamarono a fare una tournée l'anno successivo, appunto dove proprio. Allora era giusto, avevo letto bene. Comunque insomma è soltanto dal 2013 che fa lezioni con me, però anche non tanto regolare, perché come dicevo insomma svolge un'attività importante che è quella del farmacista. E tra l'altro ha già una scuola personale, ha dei gruppi, ha diversi progetti che vanno insomma intorno a quello che noi oggi si chiama lavoro musica. Parliamo di questi due brani che lui suonerà. Sono arrangiamenti tra l'altro molto nuovi, molto particolari, che magari il primo lo avete, sicuramente non avete avuto modo di sentirlo, è un arrangiamento particolare di una mazurka francese. Lo stile musette francese, che è una cosa particolare, in queste competizioni proprio le mazurche sono dei valzer leggermente più lenti, che però consentono di ottenere un virtuosismo strepitoso. Adesso per gli addetti ai lavori parliamo di sestini a 160 di velocità, che sì, parliamo 150, 160, sì, sono cose allucinanti, fumano le dita dopo. E beh, sono potuto sentire questo brano, che è veramente un brano velocissimo, fra l'altro composto da uno dei più importanti fisarmonicisti di questo genere, che viene chiamato Bagliete.
secondo brano invece è un'anteprima che lui fa, abbiamo fatto questo arrangiamento dopo non poca fatica, di un famosissimo brano degli anni, in realtà è degli anni 40, però poi è stato riportato a successo negli anni 70 da un certo Keith Emerson, si chiamava Honky Tonky Prime Blues, quindi passiamo dalla Francia all'America. Marco Leonetti. Solo, in effetti ho sbagliato, devo dirle al contrario. Il primo è il brano Honky Tonky Prime Blues e il secondo brano è Casque la mazurka francese. Thank you.
terzo ragazzo, Andrea, di Giacomo, dove Andrea è pronto. Anche lui fa parte delle categorie superiori senior, in questo caso ci farà addirittura ascoltare sia la prima prova che la seconda prova, perché queste grandi competizioni si svolgono in due serate separate. Eccolo Andrea! Piano piano lui, Andrea è bravissimo e molto esperto in queste competizioni. Vedranno, quindi questo forse sarà anche l'ultimo anno, forse, anzi questo sarà forse l'ultimo anno che facciamo questa competizione. Anche perché ne ha vinte già diverse, quindi avete di fronte un ragazzo che ha già praticamente arriva sempre al podio, e quando non arriva al podio perché sta sopra. Quindi Andrea è bravissimo, tra l'altro ha anche appena realizzato un CD delle sue performance, ce l'hai qui? Ah, finalmente, lui è talmente timido che non porta mai neanche il CD, ho detto che l'abbiamo fatto a far capire. Quindi poi se qualcuno di voi avrà piacere, certo. Lui ha il CD da. Allora, Andrea, vi leggo un attimo. È nato nel 96, beato lui, viva Roseto degli Angeli. 96? Sì, è giovanissimo. E inizia ad 8 anni, direttamente come praticamente è sempre stato un mio studente, io insegnavo al fratello e lui si innamorò, sembrava che lui dicesse, lui era timido, non diceva mai nulla, per un certo punto è diventato uno dei più bravi al mondo. E ha iniziato da subito a vincere competizioni una dietro l'altra, quindi ad Ascoli Piceno, al concorso Città di Atri, Etnia Musicale a Teramo, Accordion Art Festival a Roseto, a Pineto, ha vinto strumenti e musica a Spoleto, ha vinto competizioni con le fisarmoniche digitali, e inoltre ha partecipato anche ad alcune trasmissioni televisive, tra cui Fatti Vostri di Rai 2 con l'orchestra di Demo Morselli, e nel 2014 vince uno dei premi più importanti al mondo, uno dei concorsi che vi ho citato, cioè Castelfidardo. Nello stesso tempo raggiunge podi in palcoscenici importanti a Salisburgo in Austria, e nel 1915, pensate, ha vinto quello che è considerato la Coppa Mondiale, insomma è un sogno di tanti ragazzini. 2015, lo scorso anno, insieme con un altro ragazzo, hanno formato un virtuoso di due, sono ero particolarmente felice perché hanno suonato un repertorio interamente mio, quindi hanno sbaragliato, insomma sono stati bravissimi, vabbè, insomma ha raggiunto podi in Lituania, in Russia, in... ok, ho perso il conto, comunque insomma molto bravo, lo sentirete. E niente, appunto, ha pubblicato questo CD che raccoglie un po' tutta la sua storia all'interno di questo mondo chiamato la fisarmonica virtuoso. Lui studia composizione popolare al Conservatorio di Pescara e il prossimo anno farà una tesi dedicata alla fisarmonica elettronica. Allora, vi leggo il programma. Ma sono altro. Adesso è ancora più difficile, Giovanni, sai? Io non faccio dire mai che sono più libero. Allora, Marco suonerà, sì, Marco, lo chiamo da sempre Marco, devo parlare. Va bene. Allora, il primo brano è Improvvisazione sulla comparsita, un arrangiamento che ho scritto qualche anno fa di un mio disco che lui ha, che abbiamo trascritto insieme, ed è proprio la trascrizione fedele del disco, ed è una visione particolare intorno al brano famosissimo La comparsita, che neanche si conosce, vero? Poi una composizione di Frank Marotta, uno swing, un fast swing, Home Again, e conclude la prima prova, stasera ovviamente vi farà sentire entrambe le prove, però concluderà la prima prova con un arrangiamento di Coco Mazurka, che è una mazurka completa che avete appena ascoltato, un arrangiamento fra l'altro che ha fatto lui. E poi eseguirà, dopo la prima prova, inizierà la seconda prova, che inizia con la mia composizione che si chiama Tango Italiano. Poi
suonerà un medley di canzoni jazzistiche per chiudere con un arrangiamento spettacolare. Avete capito che in queste competizioni si chiude sempre con un arrangiamento spettacolare di brani famosi. Tico Tico. Andrea. Thank you.
Thank you.
prenditi l'applauso, non sanno, sono qui, sono da scappare. Allora, passiamo all'ultimo ragazzo, mettiamo subito Giuseppe Di Falco.